Per l'amministratore di A&M è il primo passo per il rilancio dell'azienda. Dopo 4 anni riparte al Napoli il tram sulla linea numero 1. Ma c'è anche una buona notizia sul fronte trasporti nella città di Napoli. Dopo 4 anni di stop forzato per i lavori in via Marina, torna il tram sulla storica linea numero 1. Michele Giordano. La storica linea 1 del tram di Napoli, quella che attraversava la città da Poggio Reale a Bagnoli d'Azio, ma poi era stata limitata fino al percorso Piazza Municipio Poggio Reale, dal 2016 è rimasta sospesa per i lavori in via marittima e oggi è stata riaperta. Ritorna dunque la linea 1 dell'ANM con il viaggio inaugurale a bordo di uno dei tram Sirio, recuperati dall'oblio per lo stop forzato. Presenti amministratori comunali, vertici di Napoli Holding e dell'ANM. Nel corso del 2020 attendiamo la consegna di circa 120 autobus acquistati sia dal Comune di Napoli che direttamente dall'azienda con un cofinanziamento regionale. Peraltro sempre nel corso di quest'anno rivedremo il tram anche sulla direttrice costiera, stiamo portando avanti i lavori per completare i filobus sui Colli Aminei. Insomma, un anno pieno di buone notizie. Ma il 2020 sarà anche l'anno dell'aumento delle tariffe. Il biglietto nostro costa soltanto 1,10 euro. È stato deliberato. Adesso è al vaglio della Regione Campania, perché le tariffe vengono stabilite dalla Regione Campania. Non so quando arriverà a conclusione. In occasione del viaggio inaugurale, l'ANM ha predisposto una stampa del biglietto ordinario con una veste celebrativa.